È ovvio che la customer experience in generale è fondamentale, è focale al giorno d'oggi. A me piace parlare di una terza rivoluzione industriale, dove la prima, quella del Settecento, era focalizzata sui sistemi di produzione, poi abbiamo avuto il prodotto, l'attenzione verso il prodotto da cui è nato poi il marketing. E oggi stiamo vedendo questa nuova rivoluzione che è la customer experience. Oggi non esiste un brand di successo che non racconti una storia e non intrattenga uno storytelling con il proprio cliente. E sicuramente per servizi come il nostro, la user experience è il di cui più importante della customer experience. Noi ovviamente abbiamo la necessità di andare a verificare spesso e volentieri anche con i nostri clienti la validità del prodotto che stiamo offrendo. Siamo impegnati in consueti e frequenti A/B testing di CRO per cercare di migliorare la conversione. Ovviamente questo è un fatto che oggi è importante, ma oggi, come ha dimostrato quest'ultimo periodo, c'è ancora tanto mercato da prendere, ma sarà ancora più importante domani quando il mercato sarà molto più penetrato e ancora più concentrato di oggi e in cui i costi di acquisition cresceranno tantissimo. Quindi massimizzare il più possibile i clienti che entrano nel nostro funnel, per esempio, è già uno degli elementi fondamentali in cui la user experience entra in gioco. Ma questo è solo il primo contatto, ovviamente, che noi abbiamo col nostro cliente, perché poi è necessario che il cliente si senta a proprio agio all'interno dell'ambiente che ha scelto. E quindi gli array, quindi i carrelli, per esempio, di film che andiamo a proporre, vengono costantemente monitorati insieme ai clienti per capire se la proposition che noi offriamo in termini, per esempio, di posizione di questi carrelli all'interno della page è corretto oppure no. E quindi andiamo a modificare anche live la page composition della nostra pagina principale. Inoltre, un altro momento molto importante di quella che è la user experience del nostro cliente è il momento in cui decide, ahinoi, di salutarci e quindi di abbandonare il servizio. A tal proposito, io vi faccio vedere, qualche chart su un qualcosa che abbiamo implementato da pochissimo, nel senso che, oggi, da poche settimane, Infinity ha un funnel out che viene customizzato chiedendo al cliente qual è la motivazione d'uscita dal servizio. Quindi fondamentalmente vediamo adesso quella che è l'area clienti di Infinity. Nel momento in cui il cliente chiede di sospendere il servizio, gli viene proposto una serie di domande per capire qual è il motivo per cui il cliente vuole sospendere Infinity. Come vedete, anche qui abbiamo una visualizzazione sia mobile che web, perché chiaramente noi diamo tantissima attenzione ovviamente a quello che è la parte mobile, anzi tutte le nostre comunicazioni, che siano in piattaforma, che siano verso i prospect o che siano verso la customer base, partono dal mobile. Quindi fondamentalmente gli chiediamo perché sta andando via e qua ci sono una serie di motivazioni, non ci sono contenuti, lo sospendo per un po', è terminata la promozione. E per ogni risposta che il cliente ci dà, noi abbiamo un treatment dedicato. Quindi, se ci dice che non ci sono nuovi contenuti, gli andiamo a spiegare che arriveranno dei contenuti molto forti in piattaforma e quindi gli proponiamo alcune locandine molto forti. Piuttosto che fino ad arrivare, per esempio, a delle situazioni in cui creiamo un link con il nostro CRM quando il cliente ci dice di avere dei problemi tecnici. Immaginate che questa funzionalità può avere veramente tantissime applicazioni. Pensate, per esempio, nel momento in cui il cliente ci dice di avere dei problemi di rete, noi possiamo addirittura sottoporgli, per esempio, un bundle con un partner telco che gli può fornire l'esperienza migliore possibile per fruire del nostro servizio.
Ecco, questa è un po', diciamo, un'idea di quello che noi oggi facciamo a livello di UX sulla nostra piattaforma, per esempio Infinity, ma questo lo replichiamo fondamentalmente su tutte le altre properties del gruppo. Piacere anche per me essere qua oggi per parlare di user experience perché è un argomento molto importante per noi. Noi ci occupiamo di crowd testing. Crowd testing è un servizio che sostanzialmente permette di testare prodotti digitali di varia natura, applicazioni, siti web, anche e-commerce o chatbot, per esempio stiamo testando con Vodafone questa tecnologia, sfruttando una piattaforma di collaboration. Quindi abbiamo sviluppato una piattaforma di collaboration che mette in contatto le aziende, i team di sviluppo, i designer con questa community di test profilati, selezionati e remunerati. Quindi ad oggi abbiamo circa 15.000 test iscritti alla piattaforma. Nella sostanza, i tester entrano in un processo di design e sviluppo mutuando le logiche tipicamente del beta testing, del focus group, user experience test, si fa molta anche co-creazione su questa piattaforma. Ovviamente viene tutto svolto da remoto, e questo è importante anche perché in questo periodo per noi è uno strumento molto efficace, è un elemento vincente, e che ha il beneficio anche di accelerare i tempi e di contenere i costi. Quindi automatizzando questi passaggi riusciamo a entrare, a organizzarci con i team di sviluppo in modo tale da aiutarli, no? Affiancarli nell'ottimizzazione della user experience, dandogli quelli che sono tutti i feedback degli utenti finali che utilizzano il loro prodotto. In genere, questa tecnica, cioè i benefici di questa tecnica del crowd testing servono proprio per ottimizzare la user experience e ottenere prodotti che siano il più vicino a essere defect free. Quindi è una. Viene inserita nel processo di sviluppo in diversi momenti, in diversi punti.